Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. La partita di oggi è tra Torino e Fiorentina. Un saluto da Fabio Garessa con me per il racconto di questa partita. Ci sarà Luca Marchegiani. Ciao Fabio e un saluto a chi ci segue da casa. La partita di oggi si preannuncia interessante. Speriamo che sia all'altezza delle attese. E si comincia. Il Torino all'andata ha subito una sconfitta in trasferta, quindi se vuole evitare un'eliminazione quanto mai prematura in questa competizione oggi deve assolutamente vincere. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ayan tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Buona l'azione sulla destra, vediamo come volte. Mette in mezzo il traversone. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Cristiano Biraghi gioca con un pallone lungo sulla fascia, è libero. Occhio al traversone, gran colpo di testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. La Fiorentina ha portato tanti uomini in area di rigore, non sono comunque riusciti a realizzare. Questi per loro sono segnali importanti su cui devono costruire l'andamento della gara. Filtra la palla in profondità. Effetto al cross. Prova a verticalizzare. L'avversario ha avuto la meglio. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. Ayan. Segue nella sua corsa. Bel gesto tecnico. Si fa largo con grande determinazione. La mette dentro. Palla intercettata. Correira. Il Torino sta spingendo molto in avanti da subito. Prova la soluzione in fascia. In arrivo, fino sulla palla, interrompe l'azione. Modric la gioca in profondità. Pezzella. Modric. Duván Zapata riceve la palla. Ottimo dribbling. Benassi trova la giocata nello spazio. Cristiano Biraghi prova la verticalizzazione sulla destra. Bel pallone, bell'intervento difensivo. Palla riconquistata immediatamente. Ottima discesa sulla destra. Rimessa con le mani. Cristiano Biraghi, di forza. Arriva nella tre quarti avversaria. Scodella il cross. La mette sulla sinistra. Cerca di allungare il gioco. Ha la possibilità di andare verso la porta. Tocco prudente al portiere. Lancio lungo del portiere.
cercano un'azione veloce. Zapata. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Lungo passaggio in avanti. Il Torino non ha mai trovato neanche la via per arrivare alla rete fino a questo momento. Pallone lungo indirizzato verso la fascia. Hanno già riconquistato palla. C'è la palla lunga in avanti. Se ne va. Prova a passare con un pallone profondo. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Prova con la palla lunga. C'è il lancio, grande intuizione. Cristiano Biraghi prova la giocata dentro. Suggerimento fuori misura questo. Passaggio sulla destra. Modric. Benassi. Decide di sfruttare la fascia. Sulla fascia, in profondità. La mette al centro. Ci mette la testa. E c'è il gol del Torino. Con questo gol c'è di nuovo parità. Tutto può succedere. È intervenuto molto bene sul cross. Grande colpo di testa il suo. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Giovanni Zapata ha realizzato due gol in questa competizione. Il Torino trova il vantaggio in questo match e soprattutto trova la parità nella doppia sfida con gli avversari. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Al cross. Cross neutralizzato da Ottim. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Torreira. Ottimo il fraseggio. Da solo continua ad avanzare verso l'area. La gioca in aria, prova a salire in aria. Una buona iniziativa, ma non è bastata. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica questo contropiede meritava un esito migliore. E non c'era nessun compagno smarcato. Torreira alza la sfera e cerca lo spazio buono. Modric cerca un compagno. Continua ad andare, palla a piedi. C'è il cross. Poteva essere un gran pallone, peccato, questione di centimetri. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Prova a prolungare in avanti. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Bravo, bravo. Prova la soluzione in fascia. Palla in mezzo. Passaggio intercettato. Cristiano Biraghi spazza via senza pensarci due volte. Cerca l'uomo là davanti. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi.
punto e ci sarà rimessa laterale. La butta in mezzo. Partito! E la palla è entrata! La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Ha difeso benissimo il pallone, con il fisico. Poi si è coordinato e è andato al tiro. Duván Zapata batte il portiere per la terza volta in questa competizione. Torino. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Luca, le tue considerazioni sulla prima frazione di gioco? Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2-0 dunque alla fine di questa prima frazione. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Matija Nastasić, bella rete di passaggio. Cristiano Biraghi, Correa, palla alta nella zona laterale. Benassi, Mandragora, bella serie di passaggi. Occhio al cross, salta e colpisce di testa. Allontana il pallone, ci mette il fisico e conquista il pallone. Modric. Vuole la profondità. Palla in avanti verso il compagno. Cristiano Biraghi cerca la profondità e trova il compagno. Pezzella, scodella in avanti. Modric. Avanzare l'azione sulla fascia. Niente di fatto, azione interrotta. Sceglie il lancio lungo. Ayan era ben posizionato e intercettato il pallone. Modric. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Gioca con un pallone lungo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Opportunità di ripartire. Prova la giocata nello spazio. C'è la palla filtrante. Non c'è fuori gioco, si va. Riceve in ottima posizione. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Cristiano Biraghi. È davvero una bella serie di passaggi questa. Correa la gioca a sinistra. Cerca lo spunto. Prova ad andare. La Fiorentina ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Infatti. Lunga in fascia con una palla giocata. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla palla. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Tenta la conclusione. La palla era all'angolino, ma il portiere ci è arrivato.
Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in aria. E si difendono con tanti uomini al centro del lato di rigore. È evidente che temano il gioco aereo avversario. Ora vediamo se questa scelta si rivelerà vincente o se gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Modric. Pezzella. Oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist. Si libera la grande. La mette in avanti. Il Torino ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. La Fiorentina si riappropria del pallone. Occasione da rete! Prova il filtrante. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Prova a verticalizzare. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Cerca di sfruttare gli spazi laterali. È libero di creare pericolo. Sembra sia calcio d'angolo, infatti è così. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Lungo passaggio in avanti. La difesa è invalicabile oggi. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Provano a ripartire da dietro. Cerca di allungare il gioco. Intercetta il passaggio, pericolo. Modric. Va più in profondità. Modric. Attenzione al tiro. Ecco il cross, direzione di testa, che grande parata. Qui è stato bravissimo, questa è una grande parata. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Può andare. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. La palla in profondità. Traversone in arrivo e va a colpire di testa. Ha fallito una clamorosa occasione. Duván Zapata è oggetto di attenzioni indesiderate. Lo marcano molto stretto. Beh, adesso, come è giusto che sia, aumentano la pressione su chi ha già il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Da questo momento in poi le marcature saranno asfissianti. Callejón prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. La cross in mezzo, tocca con la testa, non si fermano più, ancora a segno. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Ha impatto.
saltato benissimo di testa sul cross, peraltro preciso del compagno. Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. E sono tre, e ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È praticamente immarcabile, tripletta super meritata. Torino veleggia comodamente verso la vittoria. Milenkovic. Pronto al tiro! Il portiere non ha dovuto intervenire su questa conclusione. Interessante azione sulla fascia destra. Cassata. Pallone raso terra in aria. Riesce ad intercettare. Prova immediatamente in avanti. Modric. Gioca una palla lunga. Cassata. Non c'è più tempo, finisce qui. Grande prestazione. Sono riusciti a ribaltare una situazione che si era fatta complicata dopo l'andata. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? Sono riusciti a sfruttare le fasce laterali meglio degli avversari, andando spesso al cross e creando molti pericoli dagli esterni. Questa strategia si è rivelata vincente e ha permesso loro di prendere il sopravvento e conquistare la vittoria. Il cross dalle fasce laterali è una situazione dalla quale è difficile difendersi, specialmente se hai avversari forti nel gioco aereo e nella presenza negli ultimi 16 metri, come si è verificato oggi.